forse, noi lo diciamo con molta cautela, con molta prudenza, pensando che porti bene, dopo anni si vocifera che potrebbe la regione essersi convinta di continuare a fornire quello che ha tagliato dal budget regionale ormai da anni, con grave disagio per i pazienti e l'associazione dei pazienti che soffrono di disfunzioni renali, gli alimenti a proteici, che è una fetta importantissima di un valore sociale inestimabile. Non parlo di da un punto di vista commerciale delle farmacie, che fanno comunque i commercianti anche, ma fondamentalmente sono dei professionisti della salute. Parlo dell'importanza di questi alimenti perché, per chiarire un po' il concetto, da anni che la regione ha deciso di tagliare l'erogazione che un tempo faceva in regime di servizio sanitario di questi alimenti, ha costretto migliaia di pazienti campani all'acquisto dei prodotti stessi, che sono fondamentali per la loro regolare alimentazione, per evitare che questi pazienti finiscano addirittura in emodialisi, aggravando sempre di più i loro problemi, diciamo, di nefropatia. È stato stilato non ora, da anni, che queste scelte non si sa quanto potessero essere valutate economicamente positive, perché sottrarre ad un paziente nefropatico la possibilità di autocurarsi con una sana alimentazione a proteica, con il rischio di andare a peggiorare la sua malattia e finire nei casi più disgraziati in emodialisi, vuol dire che per risparmiare qualche centinaio di euro magari al mese se ne pagano 1 milione all'anno per gestire poi il paziente in emodialisi.